qui a Padova, è iniziato l'inverno e iniziamo anche noi ufficialmente la nostra passeggiata. Sono meditazioni per la presenza del musicista durante lo studio giornaliero? Grazie. Allora, direi proprio di sì. Vediamo un po' meglio l'argomento perché è un po' più complesso. I 10 giorni sono gratuiti, li trovi nel link in bio, fai un corso, fatti i 10 giorni di meditazione e applica IOS, il nostro metodo di meditazione, quando stai suonando. Se ad esempio sei un chitarrista, puoi farlo o portarlo in qualsiasi ambito della tua vita, dal mangiare, camminare, come sto facendo adesso, oppure suonare uno strumento. Per cui il mio consiglio è: fai i 10 giorni di meditazione o fatti un corso di meditazione a casa tua. Meditazione, come sapete in molti, non è un esercizio specifico, ma è un modo di spostare la nostra attenzione momento per momento nel presente senza giudicare. Ora, questo tipo di attenzione tu puoi allenarlo ad esportare particolare attenzione prima a quello che senti, alle sensazioni delle mani, ai tuoi movimenti, e poi a ciò che ascolti. E noterai che sono due cose che sono complementari tra di loro e che già fai se sei un musicista, solo che ora, attraverso il modo di spostare l'attenzione della meditazione, puoi farlo molto molto meglio. Tra i 30, lavoro, amore e figli, l'amore è programmabile? Secondo te? No. Innanzitutto sappi che nulla è perduto. Allora, il primo modo per diventare insoddisfatta è cercare di crearti delle aspettative che non puoi prevedere. Quindi dire: entro 30 anni devo essere mamma, devo avere un bambino, devo essere laureata e avere un lavoro soddisfacente. Se la pensi in questo modo, sarai costretta tutta la vita a soffrire, perché in realtà noi non possiamo prevedere, ma possiamo però impegnarci. In altre parole, se vuoi questi obiettivi, devi impegnarti. La stessa cosa vale per l'amore. L'amore non puoi trovarlo a bacchetta, ma puoi aiutarlo. Cosa significa? Che se stai a casa tutto il giorno, questo ti aiuta o non ti aiuta? Di certo non ti aiuta. Se ad esempio hai, non lo so, dei problemi di qualsiasi tipo che ti impediscono di trovare l'amore, non so, qualche paura di stare in pubblico, fobia sociale, eccetera, se non la tratti oppure non la sfidi o non ci lavori sopra, non passerà da sola. E questo ti impedirà di trovare il tuo amore. La stessa cosa vale per il tuo corpo. Se non ti piace il tuo corpo e puoi lavorarci sopra facendo una dieta, facendo attività fisica, questo ti aiuterà ad aumentare la probabilità. In altre parole, non puoi controllare ciò che ti accade, ma puoi influenzarlo, come lavorando su te stessa. Di ansia, cosa si può fare per allontanarlo o alleviarlo? Allora, la prima cosa è che se non sei davvero molto preparato, farai fatica ad allontanarlo e alleviarlo, o meglio, ci proverai ma non ci riuscirai, e questo peggiorerà le cose, perché l'ansia si nutre del tuo evitamento e più arriva. Quindi devi trovare un modo per non evitarle. Questi modi li abbiamo studiati noi psicologi psicoterapeuti. Infatti il primo consiglio è quello di andare da un mio collega se la cosa è molto persistente, oppure puoi andare su internet, cercare consigli per l'ansia. Amo, l'ansia si nutre dei tuoi evitamenti. In altre parole, più eviti le situazioni che ti procurano ansia, o la sensazione di ansia, o i pensieri legati all'ansia, o le sensazioni che provi legate all'ansia, e più l'ansia arriva. Ok, quindi più le eviti. Sul mio sito trovi tanti consigli, psinel.com, o sul mio sito, qui nel link in descrizione, trovi un prodotto. Invece di comprare 50 libri o frequentare 2 o 3 corsi su questo tema, compri il mio prodotto che si chiama Dall'ansia alla serenità, che ti dice tutto quello che devi sapere. Ovviamente non sostituisce l'approccio con uno psicoterapeuta, cioè con un mio collega nel suo studio. Un'altra cosa che puoi fare in quel momento lì, quindi questo in caso proprio estremo, è quello di evitare di controllarti e portare la tua attenzione su qualcosa di fisico che sta attorno a te, qualcosa che è lì presente, come la sensazione del tuo corpo, la sensazione dei tuoi piedi, la sensazione del sapore che hai nella tua bocca. È chiaro che per fare questo serve anche qua allenamento, cioè farlo come un evitamento per non pensare alla sensazione d'ansia peggiora la sensazione d'ansia. Quello che dovresti fare tipicamente è dire: su, coraggio, ansia, arriva pure. Arriva tranquilla, scorri dentro al mio corpo, sei un'emozione come tutte le altre, scorri tranquillamente nel mio corpo mentre io faccio quello che devo fare, cioè seguo, se stavo andando al supermercato vado al supermercato, se sto parlando con un mio amico parlo con un mio amico, se sto facendo una passeggiata come un pirla sotto la pioggia continuo a fare una passeggiata
come un pirla sotto la pioggia. Persona di prima, una domanda, ti rispondo solo perché forse sei nuovo. A cosa serve e cosa può curare l'ipnosi? Vai su Google e cerca ipnosi. Gli scherzi, chiedere oggi a me o mio collega, psicologo, psicoterapeuta o anche psichiatra, se l'ipnosi è utile, se serve davvero e se funziona davvero, è come chiedere ad un medico se l'elettroencefalogramma che ha in studio, la macchina che ha in studio, funziona oppure no. È chiaro che questa macchina può funzionare, essere abbastanza tarata in base anche a quando è stata creata. In altre parole, ci sono vari modelli di ipnosi che sono un po' così, diciamo così, anche databili nel tempo. L'ipnosi che oggi viene utilizzata in campo psicoterapeutico per il trattamento di molti disturbi, ansia, disturbi dell'umore, fobie, che in realtà sono sempre disturbi dell'umore, e tanti altri problemi. Viene utilizzata in campo medico per l'anestesia, viene utilizzata sempre in campo medico per il medico di ricerca per creare dei disturbi funzionali. In altre parole, ti tolgo, non so, l'utilizzo della parola e vedo se questo corrisponde, non so, uno spegnimento di un'area legata al linguaggio come Wernicke o Broca. E viene utilizzata in tanti tanti ambiti. In altre parole, l'ipnosi non è altro che uno strumento che ci aiuta a veicolare meglio determinati messaggi che uniscono insieme mente e corpo. Se vai su internet, se vieni su Psynel, trovi migliaia di articoli, migliaia sul serio, dedicate all'ipnosi. Mi interrompono in continuazione. Consigli per non perdere concentrazione e pazienza? Beh, per la pazienza lo sai, il consiglio è la meditazione. Vediamo altri consigli. Allora, ci sono varie modalità. Allora, la prima modalità è quella di rendere consapevoli i tuoi colleghi del fatto che tu stai lavorando e che ti dà fastidio essere interrotta. Potresti usare un simbolo. Un simbolo significa che ai tuoi colleghi che capiscono meglio gli dici: guarda che quando c'è questo pupazzetto verde sulla tower del mio computer io sto lavorando, quindi aspetta. Oppure, nel caso tu non abbia una comunicazione così diretta con i tuoi colleghi come il 99% della gente, semplicemente diglielo. Una cosa ottima, adesso ho tutte e due le mani occupate come puoi immaginare, ma è fare sempre: stai lavorando e fai così. Ok, cioè la persona entra e inizia a dire: ehi, guarda, ti devo questa cosa, dovresti vederla, e tu fai quel gesto con la mano e continui a lavorare fino a quando non ne hai bisogno, e quando hai finito alzi lo sguardo e gli dici: perdonami, ma sto lavorando. Cosa succede? Questo ti interrompe, certo, spezza l'attenzione, certo che spezza l'attenzione, ma se tu continuerai a farlo, ogni volta che lui o lei arriva, ti fa così, tu gli fai il gesto, glielo fai notare e gli dimostri praticamente che non importa che ci sia una domanda impellente, la cosa più importante è che tu porti a termine il tuo lavoro, ti posso assicurare che staranno sempre più attenti al tuo tempo. In altre parole, devi dimostrare con gesti verbali e non verbali che non ti piace essere interrotta. Devi dirglielo gentilmente e in modo chiaro. E non deve essere: non interrompermi, ma è meglio che utilizzi una frase in positivo del tipo: ogni volta che vedi il pupazzetto verde, sappi che sto lavorando. Mantenere l'attenzione quando si è molto stanchi o assonnati. Vai su Psynel, cerca attenzione sostenuta. Ci abbiamo fatto una puntata ad hoc perfetta. Ascolta quella, molto meglio di una risposta improvvisata. Non vuole convivere dopo 4 anni o 35 anni. Può esistere un blocco? Non mi ama? Beh, potrebbe essere un blocco, su. Dire che non ti ama è un po' avventato. Ognuno ha le sue modalità di uscire di casa. Parlagli. Esperienza in studio come, tra virgolette, terapeuta anche con le coppie, mi sono accorto di una cosa abbastanza banale ma di cui bisogna un po' sottolineare. Il fatto che quando in una relazione c'è un out, tipo o vieni a vivere con me o ti lascio, o mi sposi e mi lascio o ti lascio, o facciamo un bambino o ti lascio, solitamente questa relazione non ha una grande vita, per cui bisogna sempre cercare di mediare, comunicare, essere chiari, perché se non ci riesci con lui, allora mi dispiace, ma farai fatica, non so se mi spiego, è una fatica importante quella. Il tuo compagno, la tua compagna deve essere una persona che ti aiuta nella vita, non che ti ostacola.
terapie via Skype o simili siano efficaci quanto quelle classiche? Sì, se il terapeuta che le svolge è un terapeuta efficace anche in quelle classiche, lo sarà anche in quelle via Skype. Ovviamente non funziona per tutti e alcune persone necessitano di questo contenuto di massima, quindi a parte casi speciali e particolari, che molto spesso sono dei casi così gravi che hanno necessità di più specialisti, ma nella maggior parte dei casi la consulenza a distanza funziona bene. Dico consulenza perché in Italia è vietato dire che si fa terapia a distanza, non si può fare psicoterapia, ma consulenza sì. Sono cose strane dei nostri ordinamenti. Fregarsene di ciò che gli altri dicono e pensano di te. Allora, partendo dal presupposto che le reazioni che provi quando sai che loro dicono queste cose sono tue, non sono loro. La rabbia, la tristezza che provi, sei tu a provarle, non sono loro. Sia che sia tu a provare queste sensazioni e non loro, implica che sono sotto una tua gestione. Tu puoi influenzare quelle sensazioni che provi, sapendo innanzitutto con consapevolezza che le persone possono sparlarti, possono parlare male di te, e che la prima volta ti può offendere, ma la seconda volta che accade sempre dalla stessa persona sei tu che devi saperlo. Se in compagnia c'hai Matteo che ti prende sempre per il culo, o gli dici Matteo smettila, oppure semplicemente accetti che faccia in questo modo perché Matteo è fatto così. Quindi devi diventare consapevole delle tue reazioni, assumerti la responsabilità delle tue reazioni ed eventualmente dirgli guarda che quella cosa lì che fai a me non piace, poi se tu vuoi continuare a farla, falla pure. Però sappi che non li fermerai, perché la gente, uno degli sport nazionali è questo, il gossip. Abbiamo fatto una puntata sul gossip, vai ad ascoltarla. Tua responsabilità emotiva, che ti invito ad andare ad approfondire su Psynel, puoi trovare tanti tanti argomenti, tanti post interessanti su questo tema. Il mio invito è anche quello di imparare a lasciarti scivolare addosso queste cose, perché sono inevitabili. Lo so, noi ci fissiamo e quando ci fissiamo usiamo un'altra puntata di Psynel, che è quella dedicata a lasciare andare, una puntata recente. Quando dico così, lo so che tu lo sai perché mi segui da un po', ma lo dico per chi non mi segue da un po', significa che bisogna andare su Google, mettere il tema che si sta cercando più la parolina Psynel, e di solito, scritto Psynel, e di solito come il podcast, e di solito trovate l'argomento di riferimento. Un altro modo è quello di giocare con... Ma sentite come è cambiato il suono. Un altro modo è quello di giocare con queste voci e semplicemente non far capire alla persona se è vero o non è vero. Oh, mi hanno detto che hai tradito tua moglie. Capisci? Poi magari vai a casa e gli dici, ascolta moglie, guarda che dicono ste stronzate in giro e io ci gioco sopra. Se hai un buon rapporto con la moglie puoi farlo. Mi distruggono mentalmente se prendo scelte che non condivido. Che fare? Dipende da quanti anni hai. Se sei minorenne, parlane con qualche altro adulto. Se sei maggiorenne, via di casa, veloce. Alcuni non la comprendono. Per quale motivo? I motivi sono tanti. Un primo motivo può essere puramente psicologico. In alcuni disturbi, in particolare quelli di personalità, quelli psicotici, le persone non riescono a comprendere l'ironia perché non riescono a distinguere il contesto tra lo scherzo. Una sorta di comunicazione multilivello, dove io ti dico una cosa ma in realtà intendo un'altra cosa. Quindi ti dico che bella giornata oggi, si sta molto bene a Padova, ok? E utilizzo qualcosa di genere, sì, poi questo sfocia nel sarcasmo, eccetera. Però l'idea è che per riuscire a fare in modo che ci si comprenda, dobbiamo essere d'accordo almeno su uno di questi livelli. Cioè, in altre parole, devi essere d'accordo con me sul fatto che oggi è una brutta giornata, devi sapere che è una brutta giornata, altrimenti il messaggio ironico non arriva. Per cui devi sempre sapere che all'interno della comunicazione, se usi l'ironia per comunicare, la responsabilità, se gli altri non capiscono, è tua. Qualche consiglio per gestire la gelosia? Sì, abbiamo parlato tante volte di gelosia su Psynel. Il primo consiglio è quello di smetterla di controllare le mosse del tuo partner in qualsiasi situazione. Non puoi controllarlo, se vuole tradirti lo fa anche adesso. Controlliamo le persone che amiamo, gli guardiamo il cellulare, controlliamo se per la strada guardano quello, guardano quella, e più diventiamo insicuri. La verità è che la gelosia è un po' come la mossa di fiducia che tu fai nei confronti del mondo. In questo momento potrebbe arrivare un asteroide e distruggerci tutti, ma io ho fiducia nel fatto che qualcuno potrebbe riconoscerlo. Oppure, non so, il capo del mondo potrebbe domani dire basta con sta psicologia, tutti gli psicologi disoccupati.
ma non posso controllarlo. Ma se io mi metto a cercare come il campo della psicologia possa collassare su se stesso, mi preoccupo. Uno dice, sì, ma in questo modo tu metti le mani avanti. Sì, ma se devo mettere le mani avanti nei confronti di qualcosa su cui ripongo fiducia come un amico o il mio partner, allora non ha più fine. In altre parole, tu non puoi controllare il tuo partner. Se vedi che ha degli atteggiamenti un po' particolari, è probabilmente per altri motivi rispetto a quelli che potresti immaginare, e se proprio ti tradirà, ci perderà lui. Non so se mi spiego, è un po' questo l'atteggiamento, non perché tu vali di più, ma perché la verità è che chi tradisce è stronzo, non chi viene tradito. Passiamo questo messaggio molto forte: è chi tradisce il debole, non chi viene tradito, e shame on quella persona, non nei confronti di chi invece è cornuto, è mazziato. Noi in Italia abbiamo questa concezione: cornuto. No, ragazzi, il vero cornuto è chi fa le corna, non chi le riceve. Dell'ASMR, della sua forte espansione sui social, vieni su Psynel, cerca ASMR, ci abbiamo fatto una puntata. Nonostante il tempaccio, sono riuscito a rispondere a più di 10 domande, di più, mi sembra 13-14 domande. Come al solito mi scuso con chi non sono riuscito a rispondere, alle persone alle quali non sono riuscito a rispondere. Come sapete, ripetiamo questa passeggiata tutti i lunedì, tutti i mercoledì, e inserisco il beige la domenica e il martedì, come ho scritto in una storia precedente. Per cui, se non vi ho risposto, perdonatemi e reinserite la vostra domanda, appena avrò l'occasione vi risponderò. Se proprio volete che io risponda a tutte le vostre domande in modo davvero molto preciso, non si può fare. Però se volete che io risponda ad una vostra domanda, venite anche il giovedì mattina, quando facciamo le live direttamente su Spreaker. Nonostante la pioggia, il freddo e il gelo, siamo riusciti a fare la nostra bella passeggiata anche oggi. Magari nel pomeriggio riuscirò a fare qualche piccola live, vediamo se ci riusciamo, perché oggi sono molto impegnato. Come sempre vi chiedo un vostro feedback qua, per farmi sapere se vi è piaciuta questa passeggiata al freddo e al gelo. Buona giornata a tutti.